Pokémon. Un mondo abitato da ben 720 mostri ciattoli con poteri straordinari. Alcuni vivono in mare, altri sulla terraferma o addirittura in cielo. Molti sono graziosi, altri un po' più vivaci e altri un po' più cattivelli. Ma si sa, nulla è perfetto. Il nostro caro Dio Arceus non poteva dare alla luce 720 capolavori e qualcosa purtroppo sbagliato. Pokémon che non dovrebbero esistere. Pokémon che non hanno uno scopo preciso, se non quello di fare schifo. Ciao Pokéfanatici, io sono Federic e benvenuti in un'altra mia top 10 dei Pokémon più brutti sulla faccia della Terra. Ma sarò da solo per questa top 10? No, con me ci sarà Luca del canale Mangaka96, che avete già visto precedentemente sul mio canale con il video 50 cose che non sai di Pokémon rosso e blu. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mangaka96 e oggi sono sul canale di Federic. Questo perché il nostro scorso video insieme ha superato i 4000 like. E quindi, come promesso, eccomi qua. Sul mio canale trovate la top 10 delle carte più costose dei Pokémon di sempre che abbiamo fatto insieme. Quindi dopo andate a vederla. Sapete, è un video molto interessante e divertente, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Ve lo lascio qua sotto in descrizione. Vi ringrazio tantissimo, il primo episodio delle top ha raggiunto i 5000 like. E come promesso, a distanza di una settimana, ecco a voi un altro episodio delle top 10. Se volete un altro top la prossima settimana, magari sui Pokémon più belli, spaccate il tasto di mi piace. Li dovete fare male, 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 proprio lo dovete spaccare. Ah, e naturalmente non dimenticare di commentare qui sotto nei commenti quella tua personale top 10 dei Pokémon che reputi più brutti. Siamo curiosissimi sia io e Luca di scoprire qual è il Pokémon che secondo i nostri fan è il più brutto. Detto questo, Pokéfanatici, possiamo iniziare. In decima posizione troviamo Relicant. Seriamente, che cazzo è? Ok, è un pesce, non ci sarei mai arrivato da solo. Non so che dire seriamente, ragazzi. Commentare questo Pokémon è veramente difficile. È inutile, non serve praticamente a niente. È brutto, c'è altro da dire? Se era per me potevano anche lasciarlo nei fondali marini. Per fortuna gli hanno dato uno scopo preciso nel gioco. Se non fosse per i tre regi, questo Pokémon sarebbe totalmente inutile. E forse gli hanno dato anche troppa importanza a un aborto simile. In nona posizione c'è Bidoof. È veramente brutto, sembra tipo uno stronzo. È terribile. Ovviamente è anche inutile in battaglia perché non poteva essere forte. Ma voi avete mai provato lo scambio prodigioso? Cioè tipo ogni 10 Pokémon, 9 erano fottuti Bidoof. In ottava posizione troviamo Jinx. Ecco a voi che vi presento il Pokémon Trans. Io non ho mai visto un Pokémon con le tette e seriamente non l'avrei mai voluto vedere. No, le tette non sono piacevoli. Se questo era lo scopo di Game Freak, beh, non ci sono riusciti per niente. Ma la cosa davvero inquietante è la bocca. Guardate la sua posizione. Potete immaginare cosa può fare con quella. Non ci facciamo domande. Per non parlare della sua parrucca bionda, che rende il quadro più inquietante di quello che già non è. E voi Cantofag, non ditemi che è bello, perché porco Arceus non lo è. In settima posizione c'è Avalug, direttamente dalla sesta generazione. Questo se lo potevano proprio risparmiare. È un Pokémon iceberg che volevano farlo assomigliare ad una tartaruga ed è diventato un fottuto tavolino di ghiaccio. Adesso voi mi spiegate l'utilità. Se io ci metto qualcosa sopra, quella scivola e se ne va. È inutile anche come tavolino. Sei Hitmore. Oh mio Dio! Io adoro i Pokémon di tipo fuoco e mi hanno fatto un aborto del genere. Cosa dovrebbe essere, un formichiere questo? Seriamente assomiglia più alla caldaia di mia nonna con una marmitta su per il culo. Per non parlare della sua testa a forma fallica. Chi ha concepito sto ictus? Ma cagare! In quinta posizione c'è Sesmitod. Dovrebbe essere un rospo. Perché dico dovrebbe? Quelle cose che ha addosso sembrano tipo dei brufoli enormi col pus azzurro dentro. Senza poi notare lo sguardo da fattone immenso con gli occhi rossi. Non so cosa si è fatto e non lo voglio nemmeno sapere. 4 Alomo Alomomola. Sì, è carino, è rosa, ha la forma di un cuore. No, col cazzo. Solo pronunciare questo nome ti fa salire il Malfoy. Pokémon inutile ed è la copia brutta di Lapdisk. Pokémon che devi odiare per forza dopo aver giocato a Pokémon nero e bianco. Seriamente, non riesco a trovare l'utilità di questo Pokémon nel mondo Pokémon se non quello di scassare la minchia. Ogni allenatore nell'acqua ce l'ha, che cazzo. In terza posizione c'è Stunkfish. Questo credo non possa essere nemmeno descritto con parole umane. Già Stunk è stufo e si vede subito. Ma fosse quello il peggio, sembra tipo che ci hanno camminato sopra, non lo so.
so, è una cazzo di frittella e sinceramente credo sia pure duro, quindi non lo potete usare nemmeno come cuscino. Io a volte mi chiedo ancora perché esiste, poi dico basta farsi domande stupide, veramente manco la sola di una scarpa. 2. Barbarcol. Che cazzo si pronuncia sto coso? È questo un Pokémon? Seriamente? Come l'hanno concepito, creato sto coso? È praticamente lo scoglio di Capri con le mani di Gianni Morandi, con una specie di pannolino e il colore della sua pelle che ricorda vagamente uno stronzo. C'è una merda più totale e il creatore l'avrà concepito sul cesso. Ma c'era bisogno veramente di fargli la testa a forma di mano? È brutto, veramente brutto. Ma in prima posizione non poteva esserci nessun altro che Garbodor. Non è solo brutto, è veramente brutto. È un mix di merda messo su robe a caso. Cioè, la base è indubbiamente cacca. Sopra ci hanno messo un'alga, poi tipo delle pietre a caso per abbellirlo. Ma pietre di merda, ovviamente, che non valgono niente. E al posto delle dita dei fottuti tubi. Non voglio sapere cosa esca da quei tubi. Cioè, io penso sia davvero difficile concepire un Pokémon così brutto. Io mi immagino il disegnatore a cui hanno detto: ehi, fai questo, ma è una merda. Bene. E dopo la prima posizione troviamo un altro Pokémon, diciamo come extra. Volevi Poppio, volevi. Mi spiace ma non fa ancora così tanto schifo. Se le sue evoluzioni faranno tanto schifo quanto dicono che fa schifo Poppio, allora stai tranquilli che passerà in prima posizione. Sicuramente aggiornerò la mia top 10 con l'arrivo dell'ultima generazione. Oh sì, nella settima ci saranno tanti di quegli aborti. Già me lo immagino. Spero che questo video vi sia piaciuto, questa top 10, ve lo dovevo dire ragazzi per forza che questi erano i Pokémon che proprio non sopportavo. Ricordo a 5000 like prossimo episodio top, magari dei Pokémon più belli che mi piacciono senza sparare stronzate ogni 2 secondi magari. Io vi invito a commentare con la vostra personale top 10 dei Pokémon più brutti di tutte le generazioni. Mi raccomando, scrivetemi, sia io e Luca siamo contentissimi di leggere i vostri commenti. Quindi ragazzi, spero che questo altro video collaborazione vi sia piaciuto. Io e Luca siamo sempre felicissimi di collaborare insieme, ci divertiamo, scriviamo i video e spero che apprezziate questa collab. Se ne volete altri, naturalmente spolliciate, perché attraverso quella capiamo se vi piace vederci insieme o no. Quindi se questa collaborazione con Federic vi è piaciuta, arriviamo a 5000 like, così faremo il prossimo video insieme. Ovviamente andate a vedere l'altra top sul mio canale, così vedrete le carte di Pokémon più costose di sempre. Commentate scrivendo qual è per voi il Pokémon più brutto di sempre, e anche perché lo vogliamo sapere, sì. Sul mio canale parlo di manga, anime, Giappone, e trovate anche video su Yu-Gi-Oh! Oppure cose che non sai su vari manga come One Piece, Dragon Ball, Naruto, eccetera. Ringrazio Federic per avermi ospitato ancora una volta sul suo canale. E spero mi rivedrete qua presto. E noi ci vediamo sul mio canale. Lo so che alcuni se lo sono chiesto. Ecco com'è la maglia.